Benvenuti al nostro quotidiano appuntamento con l'informazione. Diamo spazio intanto alle notizie di cronaca. Nella giornata di ieri, i carabinieri della compagnia di Trapani hanno tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Trapani, VG Trapanese classe 66 ed LG classe 65 per il reato di sfruttamento della prostituzione, commesso nell'anno 2013 a Trapani. Entrambi, in atto sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, dovranno espiare una pena di circa 5 anni ciascuno per il reato prima di scritto, per aver messo un vasto giro di prostitute a disposizione della Trapani Bene e non solo. Gli incontri a luci rosse avvenivano in ville, abitazioni private e in un albergo. Annunci su apposite bacheche sul web, dove nel giro erano coinvolte donne sudamericane, ma anche trans molto richiesti dalla clientela composta soprattutto da professionisti e gente facoltosa. All'esito della formalità di rito, l'uomo è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani, mentre la donna ristretta al Pagliarelli di Palermo. Due donazioni alla Fondazione San Vito, pesce e derrate alimentari per mense poveri. Il pesce donato ancora, due donazioni alla Fondazione San Vito Onlus di Mazara del Vallo, da destinare alle persone bisognose, alle mense fraterne di Mazara del Vallo e Marsala. La Guardia Costiera di Mazara del Vallo ha sequestrato 18 kg di pesce a un venditore ambulante di Mazara e tramite il Banco Alimentare Sicilia Occidentale li ha donati alla Fondazione per le mense fraterne Rosario Livatino di Mazara del Vallo e Giorgio Lapira di Marsala. Una seconda donazione invece è stata fatta dalla Coldiretti. La consegna delle derrate alimentari, olio, pasta, salsa, formaggi omogenizzati è avvenuta direttamente presso la mensa fraterna Giorgio Lapira di Marsala, dove i prodotti donati verranno distribuiti alle persone bisognose che frequentano quotidianamente la mensa. Covid-19, andiamo ad ascoltare le ultimissime notizie raccolte dalla nostra redazione in merito alla curva dei contagi derivante dal Covid-19 e le restrizioni adottate sia in seno governativo nazionale che locale. Il dato dei ricoveri oggi per coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 19 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 27 persone, due in più rispetto a ieri. Il dato dei guariti è pari a 268 persone, 6 i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 119. I tamponi molecolari processati sono stati 5.094. I tamponi rapidi sono stati 11.868. Questo è il report dei nuovi positivi nelle province: 7 ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 42 a Catania, 13 a Enna, 13 a Messina, 17 a Palermo, 5 a Ragusa, 5 a Siracusa, 8 a Trapani. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 3.666.620. Adesso la consueta pagina dedicata alla politica. Lo IACP di Trapani taglia un nuovo traguardo, lo dice il presidente dell'ente, avvocato Vincenzo Scontrino, che spiega anche le ragioni. Ci apprestiamo ad occuparci di interventi di risanamento edilizio attraverso il cosiddetto superbonus. Come IACP siamo protagonisti del comparto edilizio e abbiamo perciò perfetta consapevolezza della crisi sofferta dal settore. In diversi modi stiamo sviluppando nuove progettualità. L'ultima delle sfide è quella di ricorrere all'incentivo fiscale per realizzare interventi in tre edifici di Trapani, 70 appartamenti in tutto, per una spesa di poco superiore a 5 milioni di euro. Nella giornata di oggi, 25 giugno, è stato pubblicato sulla Gazzetta della Regione Sicilia l'avviso con il quale si pubblicizza il bando di gara, il cui termine è fissato per il 1 agosto 2021.
Entro questa data le imprese interessate dovranno fare pervenire la manifestazione di interesse. In una seconda fase, IACP procederà a una scrematura per arrivare a sviluppare il cosiddetto dialogo competitivo con 4 imprese che successivamente procederanno a formulare l'offerta finale innanzi all'Urega. Come IACP prosegue scontrino, esordiamo anche in una forma di gara del tutto nuova, il dialogo competitivo. Dialogheremo con le 4 imprese che verranno individuate seguendo le indicazioni della norma sugli appalti, sul tipo di intervento da attuare. Rispetto all'elaborato finale, le imprese presenteranno l'offerta nella sede preposta, che è l'ufficio regionale degli appalti. Penso, dice ancora il presidente IACP, che in assenza di intoppi, entro il mese di novembre 2021 potremmo avere chiuso la procedura di gara, senza tralasciare di valutare ulteriori opzioni progettuali più snelle che possano essere più performanti in ordine agli interventi da realizzare. L'utilizzo del cosiddetto superbonus è stato localizzato negli edifici popolari di Trapani, un intervento in 70 alloggi popolari che ha come finalità la tutela ambientale, l'abbattimento del rischio sismico e il risparmio energetico. Non è escluso che nel prossimo futuro si possa estendere questo genere di intervento edilizio anche su altre proprietà. Puntiamo a realizzare progettazioni straordinarie per consegnare migliore vivibilità ai nostri assegnatari. Puntiamo a garantire benessere. È in pubblicazione sul sito web istituzionale il nuovo orario estivo del trasporto urbano a Marsala. Lo rende noto l'assessorato ai trasporti pubblici diretto da Michele Gandolfo. In attesa dell'assunzione dei nuovi autisti, la cui gradatoria è stata pubblicata, abbiamo rivisto il prospetto orario. Intanto abbiamo dato priorità al servizio bus navetta per lo Stagnone, al fine di raggiungere gli imbarcaderi per Mozia. Riguardo alle linee per i lidi, abbiamo assicurato i collegamenti anche di domenica, sia nel versante sud che nel nord. 9 le linee urbane in vigore, compresa quella 411 per la spiaggia di San Teodoro e la linea S per il litorale sud, fino al parcheggio comunale del Signorino. Riguardo agli orari per gli imbarcaderi, il bus navetta dedicato prevede 6 corse, alle 10.15, alle 11, alle 11.45, alle 15.15, alle 16, alle 16.45, con andate e ritorno dal parcheggio comunale di Contrada San Leonardo. Da qui si raggiunge Villa Genna dalla strada provinciale 21, proseguendo poi sul litorale Stagnone. L'orario dei bus è online sul sito del comune di Marsala. Abbiamo appreso dall'assessore alle finanze Giacomo Mauro nel corso dell'ultimo consiglio comunale le motivazioni che hanno portato agli abnormi aumenti della Tari 2021. In attesa di una risposta scritta all'interrogazione da parte dell'assessore Mauro presentata dai nostri consiglieri Stefania Marascia e Gioacchino Emmola sull'argomento, sembra di capire che l'amministrazione ha scelto di spalmare l'aumento dovuto in conseguenza del nuovo metodo di calcolo solo sulle utenze domestiche e non anche su quelle non domestiche. Una scelta politica ben precisa, quindi, contro le famiglie, le classi medie e lavoratrici di questa città, non la semplice applicazione dei dettami dell'ARERA. Evidentemente i nostri amministratori avevano l'esigenza di dimostrare di saper approvare il PEF e le tariffe in tempi record, piuttosto che attendere fino all'ultimo giorno utile e studiare tutte le soluzioni possibili. Questo è quello che ci si aspetta da amministratori che si fanno interpreti dei bisogni della collettività. Hanno sbagliato allora, non cogliendo il suggerimento dei nostri consiglieri comunali, Marascia e Iemola, di rinviare gli atti. Visto che le attività produttive potranno godere dell'azzeramento della parte variabile della Tari, ci chiediamo perché non abbiano rimesso mano alle tariffe, in modo da distribuire l'aumento in maniera lineare, riducendo l'incidenza sulle utenze domestiche. Si mettano in campo, se siamo ancora in tempo, le azioni necessarie per aggiustare il tiro. Se così non fosse, sappiano i cittadini che l'aumento della Tari è solo in parte legato alle regole imposte dall'ARERA. Sullo stesso ha infatti inciso una serie di errori di valutazione che sono davvero imbarazzanti. Adesso un no break, parola alla regia, non andatevene perché il nostro TG continua ancora. La vita deve tornare ai colori.
La scienza cambia il mondo in meglio. Fidati della scienza. Fidati del vaccino. La scienza cambia il mondo in meglio. Fidati della scienza. Fidati del vaccino. I sottoprezzi di giugno di Bianco Market. Calze cotone corte Pierre Cardin, 5 paia, 4,90€. Calze sneaker filo di Scozia elasticizzato Pierre Cardin, 3 paia, 4,90€. Telomare spugna Marta Marzotto, 4,90€. Coprisedie maiolica, confezione 6 pezzi, 9,90€. Set 3 pezzi, telo bagno più asciugamano più ospite, 4,90€. Polo uomo Lonsdale, 7,90€. Bianco Market. A Marsala, in via Mazzara 170. E nel nuovo punto vendita di Mazzara del Vallo, in via Giovanni Bessarione 87. Offerte valide fino ad esaurimento scorte. Prezzi di giugno di Bianco Market. Short Lonsdale 7,90€. Tris bagno Andromeda antiscivolo 7,90€. Telo bagno in microfibra 100x150 3,90€. Nuovi arrivi vestitini Marta Marzotto a partire da 19,90€. Nuovi arrivi puff contenitore lino 9,90€. Panche contenitore lino 14,90€. Bianco Market. A Marsala, in via Mazzara 170. E nel nuovo punto vendita di Mazzara del Vallo, in via Giovanni Bessarione 87. Offerte valide fino ad esaurimento scorte. BS Legnami offre ai propri clienti servizi per la lavorazione del legno, così da agevolare le realizzazioni di costruttori e imprese che si occupano di edilizia in genere. I servizi di lavorazione del legno vengono eseguiti direttamente in azienda. Realizziamo per i nostri clienti strutture in legno, tetti, verande, gazebi, pergolati, arredo esterno, tavoli su misura. BS Legnami, leader nel settore, si trova in via degli Archi 70 a Mazzara del Vallo. Vuoi sapere cosa ho scelto per le mie nozze? Beh, i fiori più freschi e profumati, le bomboniere più esclusive, il ristorante più buono che ci sia, il vestito perfetto per me, il fotografo. Ma ovviamente Francesco Vivona Foto. Per il mio giorno più bello ho scelto solo il meglio. Fai come me, scegli Francesco Vivona Foto. Francesco Vivona Foto è a Trapani in via Vespri 62. Visita il sito www.francescovivonafoto.it. La vita deve tornare ai colori. La scienza cambia il mondo in meglio. Fidati della scienza. Fidati del vaccino. La scienza cambia il mondo in meglio. Fidati della scienza. Fidati del vaccino. Per una corretta visione, risintonizza il tuo televisore o il decoder. Canale 2 sul canale 297, canale 3 sul canale 686 del digitale terrestre. www.canale2tv.com.
canale 2, canale 297 e canale 3 sul canale 686 del digitale terrestre. Risintonizza automaticamente il tuo televisore o il decoder. Sarà tutto un altro vedere. Militari della Capitaneria di Porto di Trapani abilitati al BLSD. Grazie al rapporto di collaborazione instaurato tra la Capitaneria di Porto di Trapani e il Centro di Formazione e Primo Soccorso Trapani di Sebastiano Monticciolo, si è concluso giovedì 24 giugno il corso BLSD, che ha permesso di completare il percorso formativo di 36 militari, compreso tutti gli equipaggi imbarcati sulle attività navali della sede di Trapani. Nello specifico, l'acquisizione di ulteriori conoscenze per la salvaguardia della vita umana in ambito terrestre, anche sotto l'aspetto del primo soccorso, può rivestire una decisiva importanza per i professionisti del soccorso marittimo nelle periodiche emergenze che caratterizzano il lavoro. 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno da parte delle motonavette della Guardia Costiera a tutela della collettività. È proprio tutto, non mi resta altro che salutarvi e augurarvi una buona giornata.